Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. La frattura del bacino è la rottura di una delle tre ossa che lo compongono. Possono essere l'iliaco in questa zona, l'osso pubico qui, o l'ischio posteriormente. Questa frattura può essere molto seria perché può causare delle conseguenze molto gravi. Nel 10% dei casi il paziente muore a causa di questo trauma. Però può lasciare altre conseguenze di tipo neurologico, come la paralisi oppure l'incontinenza, sia urinaria che fecale. Quali sono le cause? La causa più frequente è sicuramente l'incidente stradale, che può verificarsi con una caduta in bicicletta o in motorino, oppure a seguito di un tamponamento. In questo caso, il femore può addirittura sfondare in questo modo l'acetabolo, cioè la cavità in cui è contenuto. Può avvenire anche a causa di una caduta dall'alto. Quali sono i sintomi? Il paziente sente dolore e impotenza funzionale, cioè non riesce a muoversi, non riesce a camminare. Nei primi 2-3 giorni il dolore è molto più forte, poi pian piano si sente solo durante i movimenti. A riposo il paziente non avverte più i sintomi. Come si fa la diagnosi? Beh, la diagnosi di questa frattura è abbastanza complicata, perché non è sufficiente una radiografia per valutare la gravità della lesione ossea, serve anche una valutazione neurologica per capire se sono stati lesi i nervi. Generalmente le radici nervose più colpite sono tra la vertebra L4 e la vertebra S3. In questi casi il medico effettua una valutazione neurologica e riesce anche a capire quali sono le possibili conseguenze a lungo termine. Qual è il trattamento? Beh, se la frattura è composta, cosa che avviene raramente, di solito non si effettua nessun tipo di intervento chirurgico e bisogna stare a riposo per almeno 30 o 60 giorni e la fisioterapia può aiutare molto perché la magnetoterapia può ridurre tanto la durata dei tempi di recupero. Nei pazienti più gravi, il medico proporrà un intervento chirurgico per fissare i frammenti della frattura e quindi evitare che un frammento si sposti e vada a ledere un nervo, un vaso sanguigno, un muscolo e causi altri danni. E la prognosi, come tutte le fratture, per la guarigione completa servono almeno 3 mesi per ritornare, alle attività normali senza dolore o quasi, e per ritornare all'attività sportiva. Il dolore ovviamente si sentirà anche durante i periodi in cui cambia il tempo, nei giorni che precedono le perturbazioni, la pioggia, il paziente avrà un'acutizzazione del dolore anche a distanza di anni. Però, passati i primi 3 mesi, di solito si riescono a effettuare tutte le attività della vita quotidiana.